Ciao a tutti e ben ritrovati. Un brano che continua negli anni a risuonarmi nella testa, canzone dei Roxette della fine degli anni 80, The Look. Era una cosa che si sentiva alla radio, mi ricordo d'estate quando si andava in piscina, quella passava sempre. She's got the look, she's got the look, she's got the look. Lasciamo perdere. Nonostante l'utilizzo di batterie elettroniche, drum machine, insomma tutte cose programmate, ci sono dei film che sono carini. Oggi, e qui sotto trovate il PDF con l'elenco di questi film, ve ne farò vedere appunto, diciamo, quasi tutti, non è che ce ne siano tante, ce ne sono 5, 6, 7, 8, non mi ricordo. Comunque ve li farò vedere tutti a uno a uno, il groove di per sé non è difficilissimo, vi allego anche qui sotto il link con la partitura della canzone completa, quindi potrete poi suonarvela tutta. Io però oggi vi faccio vedere solo i film perché non ho voglia di fare altro. No, scherzo, a parte quello. Mi voglio concentrare più su quello perché comunque il resto è molto più semplice. Fil numero 1. Lo troviamo all'inizio della canzone, proprio il fil che inizia il brano. Una misura con due quarti di pausa e poi tutto diviso in sedicesimi. Abbiamo un colpo di cassa, un colpo con il primo tom, un colpo di rullante, due colpi sul secondo tom, colpo di cassa e due colpi sul rullante. 1, 2, 3. Secondo fill che viene suonato sull'ultimo quarto sono semplicemente 4 sedicesimi sul rullante. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Terzo fill, sempre misura di 4 quarti. Primi due quarti abbiamo un groove. Sul terzo quarto, primo sedicesimo di cassa. Sul secondo sedicesimo abbiamo un ottavo sul rullante. Sul quarto sedicesimo ancora un colpo di cassa. Sul quarto, primo ottavo sul rullante. Sul secondo ottavo troviamo due sedicesimi sempre sul rullante. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Altro fill, prima dello special. La figura più o meno è quella che abbiamo appena visto. Cambia solo sul 4 che suoneremo tutti e 4 sedicesimi. Io ve li divido, i primi due sul secondo tom e gli altri due sul timpano. 1, 2, 3. Nella parte dello special troviamo all'interno un altro fill. Sul primo quarto troviamo primo sedicesimo sulla cassa, secondo sul primo tom e il secondo ottavo suonato sul rullante. Sul secondo quarto abbiamo un ottavo puntato, quindi sul battere un colpo di rullante. Successivamente sull'ultimo sedicesimo suonerà il nostro secondo tom. Sul terzo quarto abbiamo primi due sedicesimi divisi cassa, timpano e sul secondo ottavo rullante. Sul quarto abbiamo un ottavo di rullante e sul secondo ottavo il Charleston leggermente aperto. 2, 3, 4, 1. Un ultimo fill quasi alla fine dello special. Non è proprio un fill, ma c'è un passaggio sul secondo quarto che è carino. Primo quarto, cassa e Charleston. Secondo quarto, tutto diviso in sedicesimi, rullante, primo tom, rullante, secondo tom. Sul tre abbiamo una pausa di un sedicesimo, cassa e rullante sul secondo ottavo. Sul quattro, un colpo di rullante. Three, four, one. Three, four, one. Secondo me sono idee che possono essere interessanti e poi magari potete variare appunto, che so, la disposizione, piuttosto che utilizzare casse crash, insomma, fatene quello che volete. Spero che comunque vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e rimanete sempre, sempre aggiornati su tutte le nuove pubblicazioni. Come sempre, non mi resta che salutarvi e augurarvi un buon groove. Forse era meglio se auguravo un buon film, visto che abbiamo lavorato sui film. Ciao!